Amici della Your Tuning, buon pomeriggio. Stiamo per intervistare il mezzo probabilmente più allegorico di tutta la giornata. Questa macchina qui è un... è un Volkswagen. Sì? Ma spiega che cos'è, perché io una macchina così non l'avevo mai vista. È un furgone che abbiamo voluto trasformare in piscina. Sì? Per il motivo che di solito ai raduni fa sempre caldo. Ok. E almeno c'è un po' di svago, si può fare un po' di svago e si può fare il bagno se è caldo. Ok, aiuti direttamente dalla regia, clamorosa. Ok, allora praticamente questo furgone è stato... l'avete tagliato? Cosa avete fatto? Abbiamo tagliato il tetto, l'abbiamo abbassato, abbiamo costruito la piscina dentro, abbiamo tagliato fuori tutto, abbiamo costruito una vasca che fa da piscina, è tutto in ferro. Uh-huh. E avete... verniciato e basta? Avete... No, abbiamo messo un ermetico per chiudere la vasca. Immaginavo. E niente, l'abbiamo pitturata col colore delle piscine. Tiene 3500 litri d'acqua. Caspita! Il mezzo funziona con dentro l'acqua. Sì. E nient'altro. Ok, benissimo. Interni invece abbiamo visto che interno... abbiamo fatto una mucca. Abbiamo messo il peluche mucca. Sì, perché dobbiamo tenere un po' le origini svizzere e allora abbiamo deciso di fare l'interno un po' come... Ok, perfetto. Le gomme verniciate con la bomboletta. Con la bomboletta. Di bianco. Ok, perciò ragazzi, ma diciamo che è stato secondo me il mezzo più allegorico, oltre che fa un casino pazzesco, una puzza da morire, che si accende una volta sì, quattro no, bisogna per forza dargli di vista. Ok, allora io quello che suggerisco, ragazzi, facciamone uno anche in Italia, perché veramente merita e secondo me potrebbe essere utilissimo ai raduni, dato che fa sempre caldo da morire. Ma la mia domanda è, cioè, oltre a farlo come una piscina, cioè, per quale motivo tu partecipi ai raduni di tuning? Cioè, hai la macchina? Ho la macchina, ho due macchine, ho il furgone, e 15 anni che comunque porto dietro questa passione, una decina d'anni che seguo comunque i raduni in tutta Europa. Cioè, magari dopo se vuoi venire a presentarci la tua macchina, che tra l'altro ho visto che macchina è? È una Golf tipo 1 vecchia. Ok, benissimo, perciò io spero che tra pochi secondi potremo intervistare, potremo vedere la sua macchina e come nasce la tua passione per il tuning? Ah, mi sono sempre piaciute le auto. Sì. È nato perché giravo con persone più grandi che avevano già la passione comunque delle auto e dei raduni, e comunque l'ho intrapresa anche a me, piaceva e l'ho portato avanti. Ok, benissimo. Altra domanda, la differenza tra, secondo te, tra il tuning in Italia e il tuning svizzero? Bella domanda. Ma voi siete svizzeri, vero? Sì. Allora, secondo me in Italia ci sono tante, tra virgolette, paciugate. Sì. Non c'è uno stile ben preciso per fare l'auto. Invece qua in Svizzera uno ha uno stile ben preciso e fa quella. Cioè non sono tante cose aggiunte, sono più macchine pulite, abbassate, con quattro cerchioni, e è più semplice come stile. Cioè, diciamo, si ha fatto un po' lo stile il cleaned. Giusto, germanico. Okay. Okay, che benissimo. Comunque si sono evoluti tantissimo in Italia in questi 2-3 anni. Sì. Non fanno più quelle cose assurde, 80.000 lettoni, sì, uno giusto. Un cofano, cioè quelle cose che non si può guardare, ragazzi. Però io non ho detto niente, mi raccomando. E vogliamo dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa? No. Ciao mamma. Ok, dai. Vuoi dire ancora qualcosa? Vieni con la macchina, con l'altra macchina, così facciamo una descrizione di... Ma come mai di tutte queste macchine è un negozio? Io ho una carrozzeria. Una carrozzeria, beh, allora. La prossima intervista vieni, presenti la macchina e la carrozzeria, va bene? Va bene. Ok, dai ragazzi. Allora tra un po' io darei la linea alla Lucia che ci presenterà un'altra macchina. Subito dopo la macchina di Lucia torniamo noi con la presentazione della sua carrozzeria e della sua macchina. A tra poco ragazzi.